Cari amici del Lindon Caffè, buongiorno a tutti. Questa mattina non un argomento specifico, ma tante domande che sono arrivate sulla preghiera, le ho raccolte cercando di mettere un po' insieme quelle simili e le affrontiamo così, in modo molto molto semplice. Una prima domanda è quella circa il tempo della preghiera. Avevo stabilito di pregare 20 minuti e invece dopo 10 minuti sono andato via. È vero, questo è uno dei drammi della preghiera. Credo che forse la fatica più grande del pregare è resistere alla tentazione di andarsene. Questo però è un allenamento importantissimo. A parte che è un po' di tutte le cose, anche se uno va in palestra, dice sono andato in palestra per fare 50 flessioni, alla decima ho piantato lì. Oggi vado e faccio 2 ore di palestra, dopo 50 minuti dice no, però magari lo faccio domani. Però non bisogna spaventarsi davanti a questo, credo che bisogna tenere duro, ecco questo sì. La tentazione di andarsene dalla panca, sia essa della palestra, la panca o la panca della chiesa, è una tentazione alla quale resistere e credo che all'inizio almeno sia proprio importante lavorare un pochettino con l'orologio. Sì, lo dico sinceramente, cioè, e non andare oltre i tempi, perché non dobbiamo essere troppo trasportati da un'emotività scomposta, per cui oggi ho pregato 45 minuti, giorno dopo 7. No, essere un po' metodici, un po' come il passo dell'andare in montagna, no? Se tu corri avanti ti rompi il fiato. Se non ti alzi non cammini, ecco, quindi un po' di costanza, determinazione. Ho deciso 20 minuti e 20 minuti siano, a costo anche di guardare l'orologio, i minuti che passano aspettando, perché non facciamo tutto noi, sempre nella preghiera. Altra domanda, la preghiera di intercessione, cosa significa pregare per gli altri? Allora, parto da un esempio che mi colpisce sempre e un pochettino mi fa anche arrabbiare. Le persone stanno dicendo rosario, prega per noi e per il mondo intero. Io dico, chi ha inventato questa giaculatoria non ha capito niente della preghiera cristiana. Quando io sto pregando, io porto con me l'umanità intera. Prima di tutto porto la mia umanità, che è parte dell'umanità intera. E quindi davanti al Signore non c'è un limite, un confine. Quando io dico prega per noi peccatori, in quel noi non siamo noi tre che siamo qua sulla panca a dire il rosario. Noi tutti, tutti. Chi non capisce questa dimensione della preghiera davvero non ha capito niente del messaggio cristiano dell'essere fratelli. Mentre io sto pregando anche per tutti quelli che non pregano, anche per gli indigeni amazzonici, tutti quanti. Quindi la preghiera di intercessione è connaturale alla preghiera stessa, non esiste una preghiera che non sia di intercessione. Quindi se io vado a pregare, certo poi posso dire oggi vorrei pregare in particolar modo per i miei figli, per mia figlia che si sta laureando, per mio figlio che sta facendo fatica, ok, no, ci sta, ma anche se sto pregando su una cosa che riguarda me, è una preghiera di intercessione. Perché? Perché tanto più io progredisco nel cammino della fede, nel mio cammino di discepolato, tanto più questo andrà a beneficio anche di tutti gli altri. Quindi dobbiamo toglierci quell'idea solipsistica, quell'idea asociale, per cui io esco dalla società, trovo la mia nicchia personale, il mio cuore a cuore con Gesù. Queste cose non fanno parte della preghiera cristiana, ok? La preghiera è il canto. E allora c'è questo aneddoto che appunto chi canta prega 2 volte, ci sta. Attenzione che quello che vediamo nelle nostre comunità cristiane è che le persone che cantano e suonano l'ultima cosa che fanno è quella di pregare. Lo dico sinceramente,
mi è capitato più di una volta di parlare magari con qualche organista o con qualche chitarrista o cantore, dice: no, guarda Doni, io quando vengo suono, ma poi devo andare a un'altra messa perché io mentre suono sono distratto. Lo capisco e secondo me è già bello il fatto che uno si accorga, però attenzione, il punto di arrivo è quello di celebrare insieme. E celebrare vuol dire partecipare. Noi non stiamo mai mettendo in scena uno spettacolo. Non è una questione di prestazione. Su questo forse anche le nostre corali, i nostri cori, eccetera, devono darsi una regolata. Noi ci troviamo e celebriamo. Celebriamo insieme. Chiaro che vedo, non so, quando i ragazzi hanno la chitarra in mano, no, anch'io sono chitarrista, e non ce la fai, quella anche, non so, c'è la preghiera eucaristica e a te viene da fare gli accordi sulla tastiera della chitarra. Lo so, diventa uno strumento, anziché per pregare, uno strumento per distrarsi. È un cammino da fare, ecco. Però sia chiaro che noi non mettiamo mai in scena spettacoli canori, noi sosteniamo con il canto la preghiera corale. Questo anche nella preghiera personale, se questo avviene, sì, certo che se mi metto a suonare così per così, per il gusto del suonare, che non del pregare attraverso il suono, ognuno si faccia una domanda, ok? Pregare da soli in casa, in chiesa, nella natura, da soli, in compagnia? E questa è una domanda che hanno fatto in tanti. Ora, noi vediamo che Gesù cerca la solitudine e la solitudine notturna. Si alzò di buon mattino e andò sul monte a pregare, no? Perché Gesù era assediato dalla folla. Quindi c'è questa dimensione che è proficua, cioè io trovo una solitudine nella quale posso pregare di più e meglio, ma questa è finalizzata allo stare insieme. L'ho accennato in qualche video, se io preferisco la preghiera alla vita, c'è qualcosa che non va nella vita e nella preghiera. Certi sono, no? È come, allo stesso modo, no? Se io dovessi dire io preferisco mangiare che andare a lavorare. Va bene, ho capito, però le due cose servono l'una all'altra. Non puoi mangiare se non hai uno stipendio e non puoi andare a lavorare se non mangi. Cioè, questo però deve essere chiaro, eh? Quelli che dicono: ah, io vado in chiesa quando non c'è nessuno perché a me la gente mi dà fastidio. E guarda, sarà dura che quella sia una vera preghiera. Quella è una sorta di autocompensazione di qualche carenza che tu hai dentro. Ma non è, non può essere. La dimensione comunitaria della preghiera, noi non ne abbiamo parlato in questi video perché io mi sono concentrato in particolare sull'orazione mentale, non abbiamo parlato della preghiera liturgica, ma che senso ha che una persona non vada a messa per andare da solo a pregare in chiesa? L'una cosa non sta senza l'altra, come fai a essere discepolo di Cristo fuori dalla comunità cristiana? Cosa sei? Un eremita? Non lo so, no, non ha una pertinenza logica questa cosa qua. Noi siamo sempre chiamati a vivere la nostra solitudine in compagnia e la nostra compagnia nella solitudine. I due elementi stanno insieme, che poi fra l'altro stanno insieme nella preghiera, ma perché stanno insieme nell'antropologia. Cioè, una persona sana, emotivamente sana, psichicamente sana, vive tutte le dimensioni della sua vita in collegamento continuo. Quindi ci può essere la bellezza dell'andare nella natura e fare quella gita, no? Avevo citato Giovanni Paolo II, il Cardinal Martini, che non nascondevano affatto questa dimensione della loro preghiera, per cui andavano in montagna, rimanevano in contemplazione, eccetera.
Sì, però poi erano in mezzo alla gente, quindi una cosa insieme all'altra. In casa, la preghiera in casa ha la sua pertinenza e anche su questo, se non disdegni la preghiera in chiesa. E la preghiera in chiesa ha la sua pertinenza se non disdegni la preghiera in casa. Cioè, se uno l'unica preghiera che fa la fa in chiesa e poi tutto il resto del tempo cosa fa? Fa altro? Oppure la vita è preghiera, no? E allo stesso modo, se uno dicesse no, no, a me non piace andare in chiesa perché dopo lì sono disturbato, bisogna crescere, vuol dire che ci sono ancora dei passi da fare. Don, perché non hai parlato delle altre forme di preghiera? La preghiera liturgica, la preghiera delle ore, la preghiera della messa? Allora, calma, io mi sono concentrato espressamente sulla orazione mentale, quindi su una forma di preghiera, perché era stata la domanda iniziale. Penso che se dovessimo parlare della liturgia delle ore, ad esempio, dovremmo aprire un altro enorme capitolo. Lo facciamo, se c'è una richiesta lo facciamo. Allo stesso modo sulla messa, la partecipazione alla messa, la messa come preghiera, anzi sarebbe capitolo più importante, perché non esiste una preghiera più alta della messa, è una forma di preghiera somma, non ce n'è un'altra. Quindi se desiderate che approfondiamo questo argomento, di sicuro qualche cosa di utile possiamo ragionarlo insieme, ecco. Bene, con questo è tutto per oggi. Se avete appunto risonanze, domande, cose, scrivete e facciamo altri Dindon Caffè con i quali poterci confrontare. Ciao e alla prossima!